Le uniche due forze al mondo capaci di portare alle lacrime miliardi di persone sono lo sport e la musica. DJ Showtime con Gianluca Gazzoli. Vi racconterò tutte quelle volte in cui la musica ha reso indelebile un gesto atletico o in cui lo sport ha portato la musica nell'Olimpo. Sull'app di One Podcast, sull'app di Radio DJ e su tutte le principali piattaforme. Che spettacolo! Senti un po', dove sei andata che non capivi che cacchio dicessero? Sono andata a Praga, guarda, avevo 16 anni, eravamo tutti in tuta scolastica e è stato molto divertente perché ci siamo ritrovati nel primo ristorante a pranzo con anche i professori, eccetera, e costava tutto tanto, incredibilmente, perché a Praga l'unica cosa che costava poco era la birra. Esatto, sì, è vero, guarda, perché stavo dicendo Praga, io ho un ricordo di una città economica, ma perché effettivamente ho bevuto più che altro, mi sono nutrito più che altro di birra, che costa molto poco. Più o meno quello che abbiamo fatto noi, ma in realtà non è così cara, però in quel ristorante, forse il primo giorno, non so, comunque sì, era tutto scritto in cieco, diciamo, sì, e non parlavano inglese, noi parlavamo inglese a 16 anni, un po' così, e a un certo punto abbiamo visto che c'era solo una cosa che costava poco, l'abbiamo presa tutti. Era una salsiccia. Perché comunque lì si va sui numeri, quando non capisci le parole, comandano i numeri. 4 euro, la prendo. La prendo, certo, sì. Abbiamo mangiato praticamente una salsiccia che era enorme, ma grassissima, piena di olio, piena di pezzi di grasso, e poi soprattutto sopra c'era una quantità abnorme di crauti che avevano un odore di che aceto. Ai 16 anni fanno schifo, lo so, a me adesso piacciono, però a 16 anni fanno veramente bravo schifo. Sì, ti sei preso quali sono quei bratwurst? Guarda, abbiamo fatto venerdì la puntata sui würstel. Tu sì, come l'hai ordinato? Come l'hai ordinato il würstel? Come si pronuncia würstel? Tu come lo pronunci? Io pronuncio würstel. Würstel, il würstel. Hai preso il würstel? Così il sei. Si chiama Bastelle qualcosa del genere, quindi. E sei andata. Sai che un altro capitolo bello che potremmo aprire è quei pazzi che portano dei ragazzi di 16 anni in gita in posti tipo Praga. Sì, no, perché guarda, poi lì parte l'inferno, sì, o no? Non ti dico. Poi avevamo un professore che ci ha fatto fare quello che volevamo. Se lo sapessero i miei genitori, penso che ti avrebbero ritirato da scuola. Comunque questo argomento ogni tanto l'abbiamo toccato, cioè che ai miei tempi si andava in dei posti orrendi. Noi una volta siamo andati in gita all'azienda vinicola di Tortona. Cioè, da Tortona siamo andati in gita a Tortona. Cioè, adesso, tutti i ragazzi, Praga, Parigi, robe del genere. Senti, che budget avevi a disposizione? Te lo ricordi? Per la gita? Ma cioè, guarda, tu hai quanto ti hanno dato? Non avevo tantissimo, anche perché mi hanno sempre dato veramente poco. Quindi fai conto che avrò avuto 50-60 euro per 4 giorni a Praga, che è veramente poco. Poi avevo 60 euro per 4 giorni? Sì, guarda, i miei erano abbastanza tirati. Sì, no, adesso non per andare sulla storia dei genovesi, però. No, però cavolo, 16 anni ci sta. Ma lì cos'è che era pagato? Cioè, era pagato l'albergo? No, l'avevate già pagato con la gita, sì, diciamo? L'albergo sì, poi non mi ricordo, forse avevamo la cena pagata in albergo, non avevamo i pranzi, non avevamo tutto sì, il resto. Sì, pomeriggio. Però uno a 16 poi anni si arrangia un po', no? Ma io, guarda, facevo la babysitter, ho sempre lavorato anche con no, ma dico scuola, anche quindi proprio all'estero. Mi ricordo una volta mia madre, sempre mia madre che mi ricorda le cose che io mi sono dimenticato. La prima vacanza che ho fatto da solo, il primo capodanno che avevo fatto da solo a Parigi nel 99, mi ricordo che mi aveva detto che ero tornato a casa con più soldi di quelli che mi aveva dato lei per andare. Perché comunque ti arama, vivi di quello che trovi in giro, vai a ramanare nei cassonetti. McDonald's, sì, mangi quello che trovi. Sì, cioè, stai abbastanza attento. Va bene, Ila, ti mandiamo un abbraccio. Grazie a voi, grazie mille, complimenti, un abbraccio. Ma figurati, grazie mille a te, buona giornata. Ciao, Ila. Breaking Breakfast, la rassegna stampa di Radio Capital, con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Ogni mattina portiamo sul tuo smartphone, tablet o PC le prime pagine dei giornali e dei principali siti internet. Le dichiarazioni dei protagonisti, i commenti degli esperti e tutto quello che fa notizia. Sull'app di One Podcast, su capital.it e su tutte le principali piattaforme.